Oggi per sportvicio.com ci troviamo sul campo del Ferriolo dove si è appena disputata la partita tra il Ferriolo e il San Rocco che si è conclusa 5-1 per il Ferriolo. Qui con me è presente il mister Fabio Bolsoni e Capitano. il capitano Guglielminetti. Innanzitutto iniziamo subito con un commento a caldo da parte del mister. È stata, credo, una buona gara con un risultato forse troppo rotondo, penalizza un po' troppo, credo, gli avversari perché fino al 3-1 sono rimasti sempre in partita. Quindi direi una buona gara, un risultato importante, forse un po' troppo rotondo. Guglielminetti, non è che vorresti parlarci a proposito della tua azione, cioè del gol che abbiamo visto all'incrocio dei pali? Diciamo che ogni tanto capita di fare dei bei gol anche a me, non è proprio un'abitudine, ma dai, oggi è andata bene, sono contento più che altro per il risultato e del fatto che abbiamo portato avanti i nostri risultati, è una serie positiva. Diciamo che San Rocco è venuto qua comunque a farsi la sua partita, vi faccio in bocca al lupo, noi probabilmente siamo in un'ottima condizione per cui hanno incontrato un avversario, come andate a vedere, difficile oggi, però insomma se la sono giocata bene e noi abbiamo fatto una buona partita e sono in un buon momento. Adesso andiamo a Caltignaga, cioè a Bellinzago, e proviamo a vincere anche lì perché siamo in un buon momento e vogliamo continuare a far bene. Vorresti spendere due parole sugli avversari? Ah certo, riguardo al San Rocco, io li ho visti bene, sono tutti ragazzi giovani e se posso dare un mio consiglio con un po' di partite giocate di continuare, di non mollare, comunque tutta esperienza e ho visto che oggi è andato tutto fino a 3-1 come ho detto mister, sono stati in partita per cui, e dico, hanno trovato una squadra, secondo me non è che voglio esagerare o celebrarci troppo, però noi siamo in un buon momento per cui era un avversario difficile oggi per loro. Mister, com'è che vede i prossimi avversari? Vedo un'ottima squadra. Ottima squadra, sta facendo un risultato importante, ha cambiato parecchio col mercato di dicembre, sta facendo veramente un ottimo campionato. Come diceva il nostro capitano, noi andremo per affrontare la partita nel modo migliore, poi accetteremo qualsiasi risultato sul campo naturalmente. E adesso concludiamo con la visione degli ultimi tre gol da parte di Oioli, Guglielminetti e Audio.